Ombre russe sul voto ad avvelenare la campagna elettorale. Resta sempre il rapporto statunitense su presunti finanziamenti russi a partiti di paesi esteri. E che allo Stato, al momento, non sembra che questo non riguardi il nostro paese. Nonostante le rassicurazioni del presidente del COPASIR russo, in visita negli Stati Uniti si attende la riunione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, convocata per domani con l'audizione del sottosegretario con delega ai servizi segreti Gabrielli. La Lega non ha mai preso un rublo. Salvini si difende dalle insinuazioni che arrivano dalla campagna elettorale, parla di fake news, ma da tutti i partiti l'appello a fare chiarezza al più presto e il ministro degli esteri Di Maio chiede una commissione d'inchiesta. Campagna elettorale che si accende anche sui temi economici. In primo piano sempre il decreto aiuti bis che approda in aula alla Camera e torna attraverso un emendamento soppressivo il tetto di 240.000 euro dei dirigenti pubblici, motivo per cui sarà necessario un ulteriore passaggio al Senato il 20 settembre per la definitiva conversione in legge del decreto aiuti bis. E tra stasera e domani potrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri per varare un nuovo pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese. Si tratta del decreto aiuti ter di circa 13 miliardi.